Host 2017, siamo allo stand di Moak Caffè, l'azienda siciliana che con il passare degli anni diventa più bella, più efficiente e sempre piena di nuove iniziative. Ci troviamo in compagnia dell'amministratore Alessandro Spadola, che intanto invitiamo a salutare. Buongiorno a tutti e grazie sempre di venire a trovarci. Lo facciamo con piacere, anche perché mai come in questa occasione voi festeggiate 50 anni di attività e a Host 2017 avete davvero rivoluzionato una serie di cose che io non vi dico ancora, lo facciamo dire a lui. Quali sono le novità di Host 2017 per Caffè Moak? I 50 anni dell'azienda sono una tappa importantissima, bellissima, quindi era logico che in azienda si creasse una rivoluzione dell'azienda. E abbiamo rivoluzionato le famiglie di prodotti facendone di nuovi, e abbiamo cambiato i packaging riprendendo un po' la tradizione con la nostra nuova linea Colonial, abbiamo cambiato tutto quello che era il materiale pubblicitario, quindi ciò che poi l'utente finale vedrà all'interno del bar quando consuma un caffè, lo abbiamo cambiato sia sulla nuova linea creando dei nuovi articoli, sia sulla vecchia linea che abbiamo invece modificato sotto il profilo della grafica e del tema, costruendo tutta la gamma di pubblicità intorno. Quindi un po' una rivoluzione, un cambio di passo che dopo 50 anni è giusto che un'azienda che vuole crescere sul mercato e che vuole affermarsi in maniera forte deve sicuramente fare. Beh, qui alle sue spalle potete vedere quelli che sono i nuovi packaging, ci sono più miscele con più soggetti, tutti bellissimi, è un passo avanti ritornando indietro in termini di semplicità, genuinità, un ritorno alle origini, mai dimenticare da dove veniamo. Esatto, siamo ritornati alle origini sotto il profilo del packaging, abbiamo ripreso un po' il vecchio sacchetto in carta che alla drogheria si utilizzava appunto 40-50 anni fa, siamo riusciti a riportarlo ovviamente con le garanzie di freschezza e conservabilità che oggi il mercato ci chiede. Ma non sono le uniche novità che presentate qui a Host 2017, Alessandro, perché cari amici, quello che vedete qui alle sue spalle è un set realizzato appositamente per l'azienda con dei progetti e dei brevetti fatti apposta per Moak, addirittura ergonomici. Io ho visto passare un barista nella giornata di ieri che andava in giro zigzagando e senza far cadere le tazzine come fosse davvero un giocoliere. Qual è questa magia? È verissimo, da un po' di anni all'interno dell'azienda facciamo in modo di creare degli articoli che debbono essere funzionali all'interno del bar, oltre che belli. Quindi ci sono delle persone nel gruppo marketing che lavorano tutti i giorni per rendere quanto più funzionale e diverso rispetto a quello che oggi qualunque altro nostro collega riesce ad offrire al suo cliente, in maniera da creare una forte distinzione fra quello che è la clientela, quindi che fa parte della grande famiglia Moak, e la clientela che sceglie altro. E infine, ultimo argomento, ma non ultimo per importanza, è la birra che voi avete creato. Io sono rimasto un po' sorpreso quando l'ho vista e compiaciuto quando l'ho assaggiata. Parlacene in 30 secondi. Intanto, perché questa scelta? Questa è una chicca che abbiamo voluto fare per la nostra clientela. Noi siamo specializzati nel caffè, facciamo caffè a 360 gradi. Insieme a un'azienda interessante che è molto giovane nell'ambito della birra, abbiamo cercato di mettere insieme quello che è il mondo della birra e il mondo del caffè, creando una birra al caffè che oggi offriamo alla nostra migliore clientela in maniera da farla degustare.
stare e coinvolgere un po' il consumatore finale in un prodotto che di fatto non è un prodotto nostro storico, lo stiamo lanciando adesso. Grazie. Però è un prodotto che vi caratterizza. Ecco qui amici, è proprio questa la bottiglia, questa è la 33CL che è fatta a vostro marchio, con un colore ambrato che ricorda molto il caffè e con un sapore che, credetemi, è davvero unico. Io posso offrirti un bicchiere di birra preso provvidenzialmente e casualmente. Cin. Ne vale la pena, amici, è una birra davvero unica per il sapore, la leggerezza e direi anche il gusto che lascia al palato. Alessandro, grazie, sei stato cortesissimo. Grazie a te sempre per le tue visite graditissime. E io nel frattempo ti lascio qui, termino la birra perché non appesantisce, è buona, e poi passo ad altri stand per documentare con telecamera e microfono altre novità viste qui a Host 2017. Seguite Moak perché nel 2018 avrete tanto altro da sapere. Grazie Alessandro. Grazie a tutti, grazie sempre.